Parte dalla sanità la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani promossa dalla Polizia di Stato. Dalla collaborazione tra Comune di Napoli, Questura e Curia prende il via un calendario di incontri nei maggiori punti di aggregazione come parrocchie, centri per anziani, per far sentire forte la vicinanza di istituzioni e forze dell'ordine al fianco delle categorie di cittadini più deboli e isolati. L'informazione, la sensibilizzazione non soltanto degli anziani ma anche di tutti i familiari, di tutte le persone che sono accanto agli anziani, ma agli anziani soli prima di tutto. Informazioni e suggerimenti molto semplici, poche cose che possano però dare gli strumenti concreti per difendersi dalle truffe. Truffe che in qualche maniera feriscono anche gli anziani soli, perché si sentono presi in giro, si sentono non più attenti a quelli che sono anche i pericoli della società. Spiegare anche agli anziani che non c'è da vergognarsi, perché queste persone sono degli esperti. L'analisi del fenomeno ha consentito di mettere a punto una serie di consigli pratici per prevenire ed evitare situazioni di pericolo. Nel corso degli incontri sarà inoltre fornito materiale divulgativo per sensibilizzare e mettere in guardia i più anziani sui casi di truffe più frequenti. I modus operandi sono molto creativi da questo punto di vista. C'è la truffa con l'avvocato che chiede somme di denaro perché magari il figlio o il nipote hanno avuto degli incidenti stradali. Pochi consigli. Uno è qualsiasi sconosciuto che chieda denaro contante per un problema, quale che esso sia, un debito di un figlio o di un nipote, chiunque chiede denaro contante, quello è un truffatore, è al 100% un truffatore. Chiunque voglia accedere nelle abitazioni, quale che sia la ragione, dover fare degli esami radiogeni o proporre dei contratti, la persona anziana sola in casa non deve permettere l'accesso di queste persone. Pochi consigli, a fronte di una creatività nei modus operandi che è particolarmente vivace, particolarmente articolata.